Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo episodio del Book Club di Giugissima. Innanzitutto vi auguro buona Pasqua, spero che possiate trascorrerla in felicità, serenità con le vostre famiglie. Come già sapete, se mi seguite su Instagram, quest'anno trascorrerò la Pasqua lontano dalla mia famiglia. Come sapete vivo a Copenaghen e purtroppo non posso tornare in Italia per Pasqua, non mi è possibile viaggiare e quindi spero di poter rivedere la mia famiglia appena dopo Pasqua, appena possibile. Come di consueto, oggi vi parlerò dei libri che ho letto nel mese passato, quindi nel mese di marzo. Inizierò dai libri fiction e poi passerò ai libri non fiction. Il primo libro che ho letto è Tenera è la notte di Fitzgerald. Tutto sommato il libro mi è piaciuto, è scritto molto bene in realtà, ho avuto un rapporto conflittuale con questo libro, più che altro per ragioni personali, relativi al momento in cui l'ho letto, perché si tratta di un libro scritto in terza persona, quindi vi è un narratore che narra della storia dei personaggi, e io avevo appena letto i 4 libri scritti da Elena Ferrante della saga dell'Amica Geniale, e come sapete se li avete letti, quelli sono libri scritti in prima persona, per cui il lettore percepisce sente tutte le emozioni provate dai protagonisti. In questo libro invece l'autore adotta uno stile molto diverso, per cui parla in terza persona, descrive dettagliatamente quello che succede ai diversi personaggi, e per me forse è stato uno stacco troppo grande tra l'esperienza di lettura di Elena Ferrante e questo libro qui, perché non sono riuscita ad immedesimarmi con i personaggi. Non so neppure se quella fosse l'intenzione dell'autore, forse Fitzgerald voleva semplicemente descrivere questa storia e rendere anche lo sfarzo, il lusso, in un certo senso lo spreco perpetrato dai personaggi anche nello stile di scrittura, quindi è una scrittura molto più descrittiva e che si sofferma più sui particolari e meno colloquiale rispetto a quella di Elena Ferrante. Quindi la mia esperienza di lettura ha risentito del libro che avevo appena letto prima. In ogni caso lo consiglio, è un ottimo libro, magari lo rileggerò in futuro quando non sarò così vincolata ai libri che ho letto in precedenza. Molto belle le descrizioni degli ambienti, della Costa Azzurra, di queste feste alle quali i personaggi partecipano, diciamo è molto in stile Fitzgerald se avete letto ad esempio Il Grande Gatsby. Consigliato, spero di rileggerlo e di apprezzarlo di più. Il secondo libro fiction che ho letto a marzo è Dio di illusioni di Donna Tartt. Il titolo inglese in realtà è Secret History, poi è stato tradotto in italiano con il titolo Dio di illusioni. Questo è un libro, diciamo, fondante della corrente Dark Academia, della quale ho parlato in un video interamente dedicato appunto a questa corrente artistica letteraria. Molto bello, le descrizioni degli ambienti sono in stile Dark Academia, quindi se conoscete la corrente sapete di cosa parlo, altrimenti sappiate che si tratta di ambienti molto antichi, ambientato in un college del Vermont e i personaggi principali sono appassionati dello studio del greco, fanno parte di una piccola classe guidata da un coltissimo professore di greco antico. Si tratta molto di classici, i personaggi si confrontano anche su aspetti filosofici e in tutto ciò c'è un elemento noir di un mistero che poi non è neanche troppo un mistero, di un misfatto compiuto da questi ragazzi. Mi è piaciuto molto, non è un libro che procede velocemente, le descrizioni sono molto corpose e si dà molto spazio a piccoli eventi che vengono descritti molto molto a lungo, però a me è un libro che è piaciuto molto e lo consiglio vivamente, soprattutto se siete interessati ai classici, se lo stile Dark Academia vi intriga, molto consigliato. Per il terzo libro fiction che ho letto a marzo ho utilizzato il mio iPad, quindi ho comprato il libro su iBooks
Ed il libro è Rebecca, la prima moglie di Daphne du Maurier. In realtà il titolo in inglese è soltanto Rebecca e poi in italiano è stato tradotto con il titolo Rebecca, la prima moglie. È uno dei miei libri preferiti. In realtà avevo già letto questo libro, credo, alla fine dell'estate dell'anno scorso e l'ho voluto rileggere perché è un libro che mi piace tantissimo. Si tratta di un romanzo gotico inglese scritto nel 1938 da Daphne du Maurier. È eccezionale, a mio parere. Tratta della storia d'amore tra una giovane donna, della quale non conosciamo il nome, e di un uomo più vecchio di lei, che si chiama Maxime de Winter, e del trasferimento della protagonista a Manderley, che è questa immensa villa inglese di proprietà della famiglia di Maxime de Winter, e poi del rapporto tra la nostra giovane protagonista e la prima moglie di Maxime de Winter, che morì. Non vi dico altro perché non voglio spoilerarvi la storia, è una lettura consigliatissima, la storia è molto avvincente, sorprendente, e il libro è scritto benissimo, la lettura scorre veloce, i capitoli sono della lunghezza giusta, secondo me è un libro eccezionale e non per altro l'ho letto una seconda volta, quindi questo è... se lo leggete fatemi sapere cosa ne pensate, sono interessata ad avere la vostra opinione perché è appunto uno dei miei libri preferiti. L'ultimo libro fiction che ho letto a marzo è il primo volume dell'opera La ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Sicuramente tutti conoscete questo libro, non so quanti di voi l'abbiano letto, io non l'avevo letto prima, l'avevo studiato nei corsi di francese alle superiori, credo, ma non avevo mai letto l'opera integrale prima. Questo non è soltanto il primo volume, ci sono poi altri 5 volumi. È un'opera molto particolare, Proust utilizza frasi lunghissime, non c'è una suddivisione in capitoli, quindi la narrazione scorre seguendo i pensieri del protagonista, seguendo i suoi ricordi e spesso senza un filo conduttore. Infatti mi è capitato di dover tornare indietro e capire effettivamente dove fosse collocato quel pezzo di narrazione. Il motivo per cui ho letto questo libro e ho intenzione di leggere anche gli altri gradualmente è che Proust, per quanto già ne sapevo prima, offre un grande spaccato della vita psicologica di una persona, quindi di quello che accade a livello psicologico, di come i ricordi di una persona si intrecciano, si intersecano e accompagnano quella persona nel corso di tutta la sua vita. Non è una lettura avvincente, più una lettura di analisi psicologica. E molti commentatori di Proust l'hanno definito come un grande psicologo, sebbene lui abbia scritto appunto un libro fiction. Quindi questi sono i motivi per cui l'ho letto, molto consigliato. Se avete la pazienza e la volontà di leggere un libro un po' più pesante degli altri, meno avvincente, soprattutto se siete interessati a scoprire come un grande autore descrive situazioni che sono avvenute nella realtà ma che poi vengono rievocate a livello mentale. E questo è stato un libro la cui lettura mi ha preso molto tempo a marzo perché non è molto veloce da digerire. Passando ai libri non fiction, a marzo ho letto The Motivation Myth, cioè il mito della motivazione in italiano, anche se ho cercato e credo che il libro non esista nella versione italiana, esiste soltanto in inglese, ma è scritto in un inglese non troppo difficile, quindi se volete cimentarvi nella lettura non dovrebbe essere troppo difficile, anche se magari avete difficoltà con l'inglese. Il libro è scritto da Jeff Haddon, che è anche un blogger, scrive molto online. L'ho letto anch'esso sul mio iPad. Se volete saperne di più su questo libro, vi lascio il link al video interamente dedicato al tema della motivazione, per il quale ho preso molti spunti dal libro. In generale il libro spiega il processo della motivazione, spiega quello che accade dentro di noi quando ci sentiamo motivati e sostanzialmente, secondo l'autore, la motivazione nasce, scaturisce dal successo, cioè quando noi ci mettiamo al lavoro, abbiamo un piccolo successo, da quel successo nasce la motivazione a continuare a lavorare. Ma se volete saperne di più andate a vedere il video che ho appena menzionato. E in realtà non ho letto altri libri interi, non fiction. Nel mese di marzo ho letto molti saggi brevi trovati online, articoli, oppure ho riletto pezzi di libri non fiction che avevo già letto in precedenza.
Marzo è stato un mese un po' particolare perché avevo moltissimo lavoro nell'ufficio e quindi le ore pomeridiane dopo il lavoro che normalmente dedico alla lettura le ho dedicate al lavoro, ho continuato a lavorare, poi c'era da preparare la cena, da fare altre cose. Quindi marzo è stato uno di quei mesi in cui gli impegni hanno preso un po' il sopravvento e il tempo dedicato alla lettura è stato meno del solito. Ma spero che le cose vadano meglio ad aprile e colgo l'occasione per ricordarvi che la lettura può avere un po' di alti e bassi, nel senso che ci sono mesi, come per me sono stati gennaio e febbraio, in cui ho letto 11-12 libri al mese, ho letto tantissimo, e poi ci sono mesi come marzo in cui il tempo dedicato alla lettura è meno e ci sono altre cose che prendono il sopravvento nella vita, ma va tutto bene, dobbiamo semplicemente gioire dei momenti che riusciamo a dedicare alle attività che ci piacciono e cercare di sopportare al meglio quelli che dedichiamo ad attività che ci piacciono meno, perché alla fine quello che conta è sempre il momento presente, come diciamo sempre. Ma fatemi sapere nei commenti quali libri avete letto a marzo, se avete letto alcuni dei libri che ho letto anch'io, fatemi sapere che cosa ne pensate e datemi consigli di letture perché mi piace moltissimo ricevere suggerimenti da parte vostra. Spero davvero che trascorriate una buona giornata di Pasqua e delle buone vacanze di Pasqua, spero che riusciate a rilassarvi e voglio ricordare a quelli di voi che studiano o lavorano di prendersi una pausa, di passare del tempo con la famiglia, di passare del tempo semplicemente a rilassarsi. Va bene essere produttivi, ma dobbiamo anche trovare del tempo per noi stessi e per ricaricarci. Ancora buona Pasqua, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, mettete mi piace, lasciate un commento, seguitemi su Instagram, io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.